Buonasera a tutti, bentrovati e ben ritrovati a chi ci segue da alcune settimane e bentrovati a chi è alla prima e al primo incontro che segue di questo ciclo di incontri di Parliamo di Fotografia, organizzato dalla FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Siamo al sesto dei 12 incontri previsti. Quindi in teoria siamo a metà del nostro ciclo di incontri, ma visto il grandissimo successo che stanno avendo questi incontri, abbiamo deciso di prolungare e inserire altri tre incontri che stiamo pianificando e che vi comunicheremo appena possibile. Un saluto anche a chi non è potuto essere presente questa sera, perché le richieste per questa serata sono state veramente tantissime. Abbiamo superato oltre le 1.000 richieste, la piattaforma ne consente 500. E quindi un saluto a chi vorrà vedere questo incontro nella registrazione che posteremo nel nostro canale YouTube a partire da sabato, come tutte le serate che abbiamo realizzato fino ad oggi. Questa sera abbiamo con noi Giovanna Calvenzi e Michele Smargiassi, che ringrazio di cuore per il loro contributo in questa fase, in questo ciclo di incontri, ma ringrazio anche per il grande contributo che da anni stanno dando alla nostra federazione, soprattutto incentrato all'interno del comitato scientifico del nostro Centro Italiano della Fotografia d'Autore. La serata di questa sera è una serata un po' diversa rispetto a tutte quelle che abbiamo fatto. Parliamo di un grandissimo autore della fotografia internazionale, Helmut Newton, ma parliamo anche di una collana che in questo momento pubblicata da Repubblica, di cui Newton fa parte, che è curata da Michele Smargiassi. Non mi rimane che augurarvi buona serata e lascio la parola a Claudio Pastrone, che si occupa di presentare questa serata. Grazie a tutti e buona serata di nuovo. Claudio. Buonasera a tutti. Immagino, chiedo solo se lo schermo è stato condiviso e compare l'immagine Si vede. della nostra serata. Benissimo. Allora, come ha detto il presidente Rossi, questo è il sesto incontro, però è il terzo incontro all'interno dei sei, caratterizzato dal fatto che colleghiamo un grande autore della fotografia a un volume. In specifico, come ha già ricordato Rossi, questa sera parleremo anche della collana I Visionari, curata da Michele Smargiassi. Ma prima di entrare in questo argomento, ci piace fare un piccolo amarcord, un passo indietro di parecchi anni, proprio per parlare di una serie di collane e di volumi fotografici, che qui in questa immagine vi ho messo in scala, cioè in scala, in proporzioni reali. E anche per farvi capire come alcune scelte editoriali e tipografiche possono essere dettate da una motivazione a volte a cui sovente non pensiamo. I primi due volumi che vedete rappresentati sono uno, come vedete, I Grandi Fotografi del gruppo editoriale Fabbri, e il secondo, un photoposh dedicato proprio allo stesso autore di cui parliamo questa sera, che è Helmut Newton. Entrambe le collane sono tra le più importanti nate in Europa, soprattutto, sicuramente il gruppo editoriale Fabbri, quella del gruppo editoriale Fabbri per l'Italia, e
quella di Photoposh per la Francia, entrambe appunto nate nel 1982, con delle caratteristiche però molto diverse, a cominciare dalla distribuzione. Infatti, mentre la collana dei grandi fotografi veniva distribuita settimanalmente in edicola, la collana Photoposh usciva per essere, diciamo, venduta in libreria. E vedete già subito dalle dimensioni che questo, diciamo, differente modo di proporre al pubblico le collane giustifica anche il formato. Infatti, il formato più grande, ovviamente, in edicola bisogna avere una copertina che attiri l'attenzione della persona che si avvicina appunto ai giornali, mentre nell'altra diciamo che questo problema non c'è. Dico ancora brevemente due cose che contraddistinguono queste due collane. La collana diciamo, del gruppo editoriale Fabri, come ho detto, usciva settimanalmente ed aveva una struttura abbastanza rigida, nel senso che c'era una prima parte, un testo che poteva essere dell'autore piuttosto che anche addirittura di uno scrittore, un'intervista, comunque un testo, diciamo, introduttivo. Seguivano una serie di immagini e al fondo, per una lunga serie di questi numeri, veniva riportato un testo di Attilio Colombo. Attilio Colombo, che è un critico, possiamo definirlo un critico, uno studioso di fotografia, che ancora oggi, rileggendo i suoi testi, ci permette di capire con una certa profondità gli autori presentati. La collana di Photoposh, invece, vedete già la dimensione è molto ridotta, è caratterizzata appunto da un formato 13x19 centimetri. È nata con uno schema molto molto rigido. Addirittura si stabilisce prima di tutto l'uscita non è settimanale, ma lo sono almeno all'inizio 8 volumi all'anno. Ogni volume però è categoricamente formato da 144 pagine e contiene categoricamente 64 fotografie. Le fotografie, essendo il volume piccolo, sono fatte tutte a formato piena pagina. Il testo iniziale, è un testo anche qui introduttivo che parla dell'autore e della sua opera. Diciamo, gli autori dei testi nell'arco di questi volumi che sono arrivati ad oggi a 161, se non sbaglio, ma direi di sì, sono i più vari. Ecco, l'idea di fare una serie di volumi tascabili all'epoca del 1902 fu abbastanza rivoluzionaria e mi sento comunque di dare un piccolo omaggio all'editore che ebbe questa idea, Robert Delpire, il quale in realtà divenne famoso non solo per Photoposh, ma per essere stato l'editore, il primo editore che ebbe il coraggio di pubblicare il libro Les Américains di Robert Frank, che negli Stati Uniti fu rifiutato da tutte le case editrici. Robert Frank tornò in Europa e Delpire appunto ebbe questo coraggio. Naturalmente, come tutte le cose coraggiose, all'inizio non ebbe un grandissimo successo, ma poi la storia diede ragione alla sua scelta e sappiamo tutti che Robert Frank è uno degli autori che hanno rivoluzionato il modo di vedere la fotografia nella seconda metà del Novecento. Ho messo per ultimo il volume di Robert Capa, il primo d'uscita della serie Visionari, ma a questo punto, prima di passare la parola a Michele Sbarzassi che ci parlerà appunto di questa serie, volevo ancora farvi vedere un'altra slide in cui, anteprima assoluta, ho aggiunto alle tre serie anche il nuovo volume che sta per uscire e di cui 15 giorni fa abbiamo parlato appunto con Michele e con Giovanna, dedicata a Gabriele Basilico. Ecco, questa in anteprima assoluta sarà la copertina
di questo volume. Tra parentesi, volevo ancora ringraziare tutto il pubblico perché la partecipazione, come anche questa sera, è stata superiore alle aspettative. E diciamo che la nostra piattaforma ospita 500 persone, purtroppo le richieste sono sempre state molte di più, ma con la possibilità eventualmente di registrare la serata, anche chi non la può vedere in diretta, la può vedere o rivedere comunque probabilmente nella prossima settimana. Vi terremo informati su se e quando potremo pubblicare qualche cosa su questa serata. Ecco, allora, detto questo, io cederei la condivisione dello schermo e lascerei la parola a Michele Aspetta, Claudio. Smargiassi. Chiedo scusa, mi sembra che Roberto Rossi voglia dire qualche cosa. Prima di passare la parola a Michele, mi sono dimenticato di dire una cosa nella mia introduzione. Alla fine degli interventi di Michele, del dialogo di Michele e di Giovanna, sarà possibile leggere le vostre domande. Quindi vi preghiamo, chi vuole intervenire, chi vuole colloquiare con i nostri ospiti, di scrivere nella chat domande, la propria domanda, e saranno selezionate le domande, alcune domande per essere sottoposte ai nostri ospiti. A te, Michele, scusa. Bene. Bene, grazie. Posso? Ecco, sì, allora. Vediamo un po' se funziona. Voi Ok, sì. Perfetto, Michele, sì, stiamo vedendo la Vedete? copertina di Fate K, vedere. esatto. Allora, no, sì, ti ringrazio, mi fa piacere adesso molto velocemente perché poi il tema di questa serata è un singolo autore, però insomma collochiamolo pure dentro la collana che lo ospita, che in effetti sta dentro quella tradizione di divulgazione, di qualità che hai citato tu, ci sono grandi precedenti. Un altro precedente che forse si poteva citare è quello degli Aperture Master of Photography, la collana americana di Aperture, no, che ha molti meno volumi, ma sono anche queste di grande qualità, uscite anche queste negli anni 80. Una cosa che da aggiungere è che ciascuna di queste collane poi usciva non solo in un paese diverso, ma aveva anche caratteristiche diverse. Per esempio, i photoposh di Del Pire erano libri di Stato, erano editi dal Centre National de la Photographie, che era un'istituzione pubblica dello Stato. Quindi per un certo periodo sono stati editoria dello Stato, insomma, editoria pubblica. Insomma. Poi adesso non lo sono più, sono passati di mano diversi ad alcuni altri autori. Però nel frattempo poi sono usciti con edizioni molto simili in diversi paesi. In Italia la collana PhotoPosh si chiama Fotonote ed ha la stessa impostazione grafica, ma ha questo colore. In Inghilterra è pubblicata da Thames & Hudson e ha un colore grigio ferro. Insomma, erano. E sì, c'è anche questa differenza della destinazione del pubblico: libri da libreria, libri da edicola. La collana che ha cominciato a uscire. Lo scorso ottobre, insieme con Repubblica e con National Geographic, è una collana che va in libreria, ma in qualche modo cerca di essere una collana che ambisce a stare sugli scaffali della biblioteca di casa. In realtà, poi anche è figlia di un'altra collana precedente che ha avuto 20 volumi e si è chiusa, e si chiamava Maestri di Fotografia. Anche questa, forse, qualcuno l'avrà vista. E questa però ha una intenzione un po' particolare, che è quella di essere un prodotto originale, non soltanto perché ci sono dei testi che naturalmente sono solo qui, non è una ristampa di nessuna collana preesistente, ma anche perché ha una caratteristica particolare, cioè in tutti i volumi i testi ci sono due tipi di testi, c'è una introduzione abbastanza lunga che per tutti i 12 volumi ho curato io,
che parla dell'autore, cerca di fare il punto su quello che sappiamo di lui, del suo mito, della sua vita, degli studi più recenti che sono stati fatti su di lui, per cercare di definirlo, di ridefinirlo anche un po' fuori dai luoghi comuni che spesso circondano questi classici, perché questa è una collana dedicata ai classici, non è una è un, ai, 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 agli autori che hanno modellato il nostro immaginario sulla fotografia nel Novecento. Di seguito ci sono i testi che cambiano ogni numero di grandi firme di Repubblica, non necessariamente esperte di fotografia, anzi direi che quasi nessuno si è mai cimentato prima in commenti su opere fotografiche, che però sono, diciamo così, i nostri lettori esperti, sono giornalisti, sono scrittori, che affrontano il messaggio delle fotografie, ciascuno poi secondo la sua personalità, secondo il suo stile. C'è chi cerca fa dei commenti sui contenuti, sul momento storico, c'è chi invece ha preferito passare direttamente alla fiction, immaginare storie dietro alle immagini. Quindi diciamo così, c'è la parte del lettore, ecco, naturalmente sono dei lettori di qualità, ma c'è la parte del lettore dentro ognuno di questi volumi. Ecco. Qui ci sono se volete, alcune delle copertine già uscite. Il primo volume era quello di Robert Capa, l'avete visto, questo è un volume che andrà in edicola fra poco, questo è il prossimo, fra qualche giorno, Vivian Maier, Man Ray che lo seguirà con Vivian Maier commentata da Concita Di Gregorio, Man Ray commentato da Michele Serra. Questo è il volume che ancora per qualche giorno è in libreria. Robert Doisneau con i commenti di Augias, che ha parlato di Parigi, del mito di Parigi. Questo è il volume di Cartier-Bresson commentato da Stefano Bartezzaghi, e questo è il volume di cui parliamo questa sera, il volume su Helmut Newton, con dei testi davvero molto particolari e originali di Gabriele Romagnoli, che come sapete è un critico e uno scrittore. Ecco, tutto qui, questa è la piccola introduzione alla collana. Poi magari, se vogliamo, entriamo adesso nel. Bene, sì, direi adesso di entrare nel merito dell'autore. Lo faremo questa sera sfogliando proprio il libro della collana dei visionari a lui dedicato. Ecco, questa è che abbiamo visto per un attimo. È la copertina fronte retro. E questo schema, diciamo, come abbiamo visto, viene riprodotto all'incirca più o meno per tutta la serie della collana. Ecco, quindi adesso Michele e Giovanna inizieranno a raccontarci di Newton usando questo volume come base di partenza. Ecco, allora, forse è il caso di dire che non si può comprendere bene che cosa abbia rappresentato Newton nella fotografia del Novecento senza capire chi era Newton, senza capire chi è stato fino da quando ha cominciato, fino a prima che si occupasse di fotografia. Ecco, chi era questo diciottenne, questo ragazzino che è cresciuto in Germania? Negli anni fra le due guerre, e che a un certo momento, un ragazzino che è cresciuto in una famiglia borghese, alto borghese, devo dire, la sua famiglia era la proprietaria di una delle più grandi industrie di produzione di bottoni di tutta la Germania. Mi sono sempre chiesto quanti bottoni Newton, anzi Neustadt, perché lui si chiamava. Il suo vero nome è Helmut Neustadt. Quanti bottoni Neustadt siano mai stati cuciti con il filo Cartier-Bresson? Perché, come sapete, la famiglia Cartier-Bresson era la più grande produttrice di filo, di spolette di filo della Francia, non lo so. Succede che questo ragazzino è figlio di una famiglia, appunto, di imprenditori di origine di ebraica. Lui dice cattivissimi ebrei, nel senso di, come noi diremmo, cattivi cattolici di una famiglia che non va molto a messa. In effetti, la famiglia di Newton non era strettamente ortodossa, era sicuramente una famiglia che aveva molto più aderito ai valori tedeschi, quasi prussiani, insomma,
è una di quelle famiglie che furono ferocemente tradite dalla Germania quando cadde nelle mani di Hitler. E questo succede appunto, a un certo punto questa cosa spezza in due la giovinezza del giovane Helmi Newton, che fino a quel momento aveva vissuto una vita piuttosto agiata, accompagnato a scuola dallo chauffeur, grande nuotatore. La sua prima Agfa se la compra per fotografare le ragazze in piscina. Ecco, quindi diciamo c'era una vocazione iniziale. Diciamo. Quindi un benestante, un ragazzo cresciuto, e questo avrà la sua importanza anche nell'immaginario del futuro. E beh, succede che nel novembre del 1938 le camicie brune sfasciano tutte le vetrine dei negozi ebraici di Germania, è la Kristallnacht, e la famiglia di Neustadt capisce che non è più aria e in qualche modo convince Helmut a scappare. In quel momento Helmut aveva già scoperto, appunto, trasformato la sua vocazione, diciamo un po' voyeuristica di fotografo di ragazze in un mestiere, era diventato l'assistente di una grande fotografa ritrattista berlinese, fotografa ritrattista e fotografa di teatro, si chiamava Iva, anche lei ebraica di famiglia, e il suo studio, lo studio di Iva fu chiuso, Iva fu deportata ad Auschwitz dove morì poi. E un mese dopo la notte dei cristalli, Helmut riesce a ottenere, grazie appunto alla residua potenza della sua famiglia, un passaporto con un bel timbro viola con la scritta Jude, e riesce a partire dalla stazione e mettersi su un treno a Berlino diretto a Trieste. A Trieste c'è un bastimento che parte per letteralmente l'altra parte del mondo. La meta è Tianjin in Cina. In realtà Helmut, che ha 18 anni appena, si convince a sbarcare a Singapore, dove tenta la sua vita. A 18 anni si inventa un mestiere, si fa assumere come reporter da un giornale locale che si chiama Straits Times, che poi lo licenzierà perché non era molto bravo come reporter. Diciamo che era un po' pigro, non era uno che correva dietro alle fotografie, alle notizie. Ma poi succede un'altra cosa, che scoppia la guerra, e Helmut, che rischiava la vita come ebreo in Germania, in un paese dell'impero del Commonwealth britannico, è un enemy alien, è un tedesco, è un sospetto, e quindi viene internato in un campo per potenziali nemici stranieri, e deportato letteralmente in Australia, dove appunto passa tutta la guerra. In realtà se la passa piuttosto bene, perché non era un campo punitivo sicuramente, e l'Australia diventa di fatto la sua seconda patria, forse addirittura la prima. Comincia a lavorare lì, apre uno studio fotografico, comincia a fare ritratti, e un giorno una ragazza che gli faceva i ritocchi ai negativi, gli presenta una giovane attrice, si chiama June Brun, che per sbarcare il lunario era disposta a fargli da modella. June, che poi diventerà June Newton, diventerà la sua compagna di vita per i successivi decenni, fino alla morte, un legame strettissimo, su cui però io qui mi fermo, perché per passare la parola a Giovanna, che ha conosciuto June, ha conosciuto anche Helmut, e quindi io credo che possa darci una testimonianza di che cos'era questo legame, di quanto ha contato, e non sarebbe il primo caso e non sarà l'ultimo, di quanto ha contato questa presenza di una donna piuttosto in secondo piano, anche se lei era una grande fotografa a sua volta, con lo pseudonimo di Alice Springs, quanto ha contato nella vita e nell'opera di Helmut Newton. Giovanna. Buonasera, io ho conosciuto June negli anni 90, direi fine anni 80. Avevo già lavorato con Helmut Newton quando avevo iniziato a lavorare ad Amica, alla fine, diciamo verso l'86,
1986, avendo prevalentemente dei rapporti soltanto telefonici e quindi senza conoscere June. Successivamente, quando ho cominciato a lavorare per la Condonast, mi è capitato diverse volte di andare a casa loro a Monte Carlo e quindi a vedere dal vivo come si svolgeva il loro menage. Devo dire una cosa, a me Newton, conosciuto a distanza, premetto, Michele e io ci siamo messi d'accordo che a me spetta sempre in questa performance che noi facciamo la parte della cronaca, quindi io sarò la pettegola, diciamo, in questa situazione. Dunque, June, io non l'avevo ancora conosciuto, avevo già lavorato con Helmut per Amica, per la quale lui aveva fatto diversi lavori, comportandosi sempre in un modo molto arrogante. Il primo lavoro che mi era capitato di seguire, gli erano state mandate delle borse, delle valigie di Louis Vuitton, e a un certo punto lui mi aveva telefonato dicendo: la valigia me la tengo io. Io ero al mio primo lavoro in un giornale, per cui ero sconvolta e non sapevo come comportarmi, e mi hanno detto che succedeva. Ho dovuto telefonare a Louis Vuitton a avvertire che la valigia non sarebbe tornata, e tutti l'hanno presa molto bene, però a me non è stato simpatico. Successivamente, poi lui ci mandava le stampe, ma voleva poi che quelle che non venivano utilizzate venissero tagliate. Aveva già molto chiaro quello che era, anche perché lui era molto, molto noto allora, aveva molto chiaro il valore del suo lavoro. Successivamente, quando ho iniziato a lavorare per la Condé Nast, i rapporti sono diventati più stretti. Sono andata diverse volte, dicevo, a casa loro e mi sono resa conto. C'è una frase che ha scritto Michele e che è anche nel retro di copertina, di essere capitata in un mondo di finzione. La frase è molto semplice, era quella anche nel retro di copertina, dove lui dice: bisogna sempre essere all'altezza della propria cattiva reputazione. Newton godeva di una cattiva reputazione e faceva di tutto per confermare questa cattiva reputazione. In realtà, nella quotidianità, lui era un uomo totalmente normale, mangiava in un modo molto sobrio, aveva un rapporto con June molto dialettico, proprio erano sposati ormai da 40 anni quando li ho conosciuti io, erano ancora legatissimi, erano sempre insieme. E quando lei non c'era, quando capitava a volte sul set di fotografie che lei non potesse esserci, lui passava metà del tempo a telefonare. Dopo aver fatto 2 o 3 foto diceva: chiama June. E io dicevo: cosa le dico? Fa: che la prima foto è andata bene. Allora io: June, cioè, era una situazione davvero molto gradevole, perché avevi la sensazione di essere in mezzo a una situazione familiare dove l'apparenza, dove io non mi misuravo con l'apparenza che lui voleva che circolasse come sua immagine depositata. Cioè, a lui faceva molto piacere pensare che lui fosse il cattivo ragazzo della fotografia, ma nella sua vita di tutti i giorni non lo era per niente. Era vicino a... se noi leggiamo la sua biografia, il capitolo più intenso è quando sua moglie si ammala. Ecco, esatto, in quello. L'ho riletto anch'io oggi. Quando sua moglie si ammala, lui diventa depresso, si fa curare, cioè, e ammette di essere stato pessimo nei confronti di sua moglie gravemente malata, perché quando lei si è ammalata lui è stato peggio di lei. E questa è una prova d'amore, se volete, no? Ecco, Giovanna, tu hai l'impressione che June fosse molto presente non solo nella vita, ma anche nel lavoro di Helmut. Voglio dire, qualcuno è arrivato a dire che fosse lei forse la regista di molte delle visioni di Helmut. Questo te lo chiedo per agganciarmi alla immagine che mostrerò fra poco. Guarda, io ho sempre pensato di sì, perché ho sempre pensato, frequentandoli, che lei, che pure era molto serena e dava la sensazione di essere la spalla, di fatto bastava che lei girasse la testa in un certo modo che lui si bloccava.
e quindi c'era un rapporto molto intenso e mi faceva piacere pensare che molte delle perversioni nascessero più da lei che non da lui, per certi versi, anche perché lui era, vi racconto un altro piccolo episodio, Giulia è ancora viva, spero che non senta mai quello che sto per dire, se non mi taglia la gola, lei fumava di nascosto e quando andavamo insieme a prendere un caffè, lei fumava e mi diceva, guarda se viene Newton, fumava e nascondeva la sigaretta, quindi io ero un po' la sua copertura per questo piccolissimo vizio che lei aveva, ma che mi dava proprio una sensazione di un gioco delle parti che entrambi recitavano molto bene. Ecco, qui c'è June. La vediamo sulla destra, è seduta su questa sedia da regista che guarda il marito lavorare. Questa è una delle immagini più famose, forse la più famosa, sicuramente la più emblematica, perché questa immagine è quello che Las Meninas di Velázquez è per gli studiosi di storia dell'arte, un rompicapo quasi insolubile, un gioco di specchi letteralmente, in tutti e due i casi, sia Velázquez che Newton, è un rimbalzo di piani, di spazi, di sguardi, di riflessi. Cosa vediamo? Cosa vediamo? Tanto vediamo una donna completamente nuda, ovviamente questo non è insolito nelle fotografie di Newton, diciamo, nuda ma con le scarpe, perché Newton ha sempre detto che una donna non è mai veramente nuda se non calza i tacchi alti. È una donna, come sempre, imponente, possente, un fisico particolare, un po' scultoreo, abbastanza freddo, di forme generose, perché di anoressiche nelle fotografie di Newton ne troviamo poche. E fotografata letteralmente a tutto tondo, nel senso che la fotografata da dietro, di fronte, grazie al gioco degli specchi. Quello specchio riflette anche il fotografo. No? E quindi esattamente come nel quadro di Velázquez vediamo il pittore che guarda allo specchio per fare il ritratto di se stesso e della stanza. E non si capisce perché Newton è vestito come si veste normalmente, cioè con jeans, scarpe e sneakers, cioè scarpe sportive, però c'ha un impermeabile, non si capisce bene come potesse lavorare comodamente con un impermeabile in studio, no? Ma naturalmente quello fa parte della scenografia, fa parte della serie di messaggi che questa fotografia manda. L'impermeabile è un oggetto feticistico nell'immaginario sessuale, è il vestito dell'esibizionista, no? È l'impermeabile che viene aperto, no? per mostrarsi, e infatti questo impermeabile è mezzo aperto ed è proprio mezzo aperto lì all'incrocio tra le gambe, e quindi insomma diciamo così che Newton si presenta già in questa immagine come autore, guardone, esibizionista assieme. Ma poi andiamo avanti, c'è la donna che vediamo in piedi, ma ci sono altre due gambe di donna che spuntano dallo specchio. Ma dov'è quella donna nello studio? Non riusciamo a capire dove sia. Se frughiamo sulla destra dell'immagine non ritroviamo, diciamo, la donna vera di cui quelle gambe sono il riflesso. Quindi sembra quasi che Newton ci voglia dire attenzione, le mie fotografie sono il riflesso di qualcosa che non esiste. Sono una immaginazione, sono una costruzione di un immaginario. Non crediate che io fotografi donne vere, non crediate che io fotografi il vero desiderio, no? Non è ancora finita. C'è June è fuori dallo specchio, però sta guardando la modella e guarda anche il marito, che ovviamente sta dove noi guardiamo, perché noi siamo nella posizione ovviamente di Newton che sta fotografando. Quindi Newton guarda noi, guarda suo marito e guarda la modella, seduta un po' impaziente su questa seggiolina da regista. Dietro le sue spalle c'è una porta aperta. Io non so se probabilmente è estate, fa caldo, ma non so se è estate proprio conclamata dei vestiti, non sembrerebbe. Comunque la porta è aperta ed è aperta su Place du Palais Bourbon, questo è lo studio parigino di Helmut Newton, e sopra la porta c'è il segnale dell'uscita di sicurezza, c'è scritto sortie, c'è scritto uscita, la porta è aperta,
c'è un invito a uscire, un doppio invito a uscire, la porta aperta e il segnalino uscita, e fuori si vede il parcheggio pieno di sole con le macchine. E allora uno si chiede, ma c'è un segnale anche in questo? Cioè, in effetti noi sappiamo che Newton non lavorava molto volentieri in studio. Ha sempre messo in scena tutte le sue i suoi immaginari, anche i più scabrosi, diciamo così, in esterni o comunque in luoghi non privatissimi, stanze d'albergo, corridoi, saloni delle feste, insomma, non luoghi, insomma, dove gli sguardi si incrociano, dove si può vedere e intravedere, insomma, ecco. Quindi ecco, questa io ho voluto cominciare da questa immagine che è un po' un riassunto di tutti i messaggi che Newton ci manda. Chiederei a te, Giovanna, se questa immagine ti dice qualche cosa in più rispetto a quello che conosci e che ricordi di quella relazione, del suo modo di lavorare, insomma. Ma mi sembra che l'atteggiamento di June in qualche misura confermi l'impressione che io avevo già, cioè lei è partecipe di questo gioco di apparente rimandi sensuali, sessuali, con la più totale indifferenza. È una che sta controllando la situazione con un certo distacco e mi sembra, ma anche con partecipazione in qualche misura, no? Cioè lei c'è, controlla che tutto vada bene, ma lui la sua presenza la sente sicuramente molto, molto di più che non la presenza della ragazza, che pure era una delle sue modelle favorite, con la quale aveva certamente un rapporto di amicizia, no? E comunque nessuno mi fa cambiare idea, non so come dire, che June fosse il capo. Allora, sempre procedendo non cronologicamente, ma così per impressioni, per assonanze. Questo dittico è famosissimo. Ha anche un nome inquietante, Sitcom. Arrivano, non c'è bisogno di dire chi, si vede, arriva questo plotone di donne, di virago, piuttosto minacciose, sicuramente imponenti. Fotografate, il fotografo è quasi sdraiato per terra per riprendere questa scena, no? E naturalmente è famoso questo dittico perché appunto è un dittico, ci appare in due versioni, e anche qui forse c'è un rimando alla pittura classica. Queste sono le Maya vestidas e desnudas di Helmut Newton. E è facile interpretare questa fotografia come un'allegoria del desiderio maschile, cioè il fotografo di moda fa le foto ai vestiti, ma il maschio, la fotografia che il maschio si fa nella mente è quella, è una foto senza vestiti, naturalmente. Ma l'ultra vista del macio arrapato che vede sotto gli abiti, insomma. Questa, insomma, potrebbe essere, questa è la spiegazione, diciamo, di livello comune, di livello banale. Però attenzione, se noi esploriamo un pochino questa messa in scena, che naturalmente ha richiesto una attenta regia, no? Per replicare le pose identiche tra le quattro modelle vestite e le quattro modelle nude. Però qualcosa non quadra. Le scarpe sono tutte diverse. Non hanno le stesse scarpe tra. E noi sappiamo che sono importanti come accessorio feticistico le scarpe nella fotografia di nude. Le pose sembrano uguali, ma per esempio la seconda modella da sinistra ha cambiato il piede d'appoggio. E quindi il suo passo è diverso. Sono piccoli indizi, e poi guardate che il resto è tutto calibrato, addirittura la sovrapposizione delle spalle, delle mani, delle gomiti, è perfetta. E allora perché quei particolari gli sono sfuggiti? No, io credo che siano stati disseminati apposta per dire attenzione, attenzione, sì, c'è. Tra la realtà e il desiderio c'è sempre qualcosa che non torna, c'è qualcosa che cambia. In realtà quello che voi immaginate, non è precisamente quello che esiste, è un'altra cosa, è una cosa che vi costruite voi dentro la vostra mente. Giovanna, se hai qualcosa da Beh, commentare? mi è capitato sempre collaborando con Newton per Condé Nast,
di realizzare una variante di questo lavoro Zikomen che si chiamava i Big News, che è una tipologia narrativa identica, se vogliamo, bellissime ragazze nude. Gli avevamo chiesto di rifare nel 1992, credo, ecco, questi sono i Big News, di rifarlo con delle ragazze nuove. È stato abbastanza straordinario, devo dire, perché lui, queste fotografie sono fatte, e lo dico per chi fa il fotografo, con estrema semplicità. C'erano due luci continue, neanche flash, un fondo bianco. Se voi avete visto nel Zikomen, non si era neanche preoccupato di evitare che si riconoscesse il fondo, perché c'era la catenella, c'era il bordo del fondo, insomma, si vedeva chiaramente che la messa in scena doveva essere una messa in scena. Nei Big News c'era veramente quello che hai detto tu. L'unico accessorio presente era un mucchio di scarpe in un angolo, e la prima cosa che lui faceva, le cose che lui faceva erano due: gli faceva provare le scarpe e gli faceva firmare una liberatoria per l'utilizzo delle foto che avrebbe poi realizzato per ogni tipo di cosa, dalla pubblicità al libro al film, tutto. Aveva delle liberatorie dove queste povere ragazze, quando sottoscrivevano, erano certe che la loro immagine, che lui della loro immagine poteva fare quello che voleva, e questo era l'ingresso. Dopodiché, ripeto, la fotografia è semplicissima, una macchina 24x36 a mano senza cavalletto, e il telefono per chiamare June, perché quel giorno lì lei non c'era, per raccontarle come procedeva il lavoro. Allora, proviamo a chiederci, di fronte a questa serie di immagini, questi Big Nude, questi grandi nudi, quale fosse il modello di donna di Helmut Newton. Sicuramente ce n'è una, anche se ci sono notevolissime varianti, ma sicuramente ci sono delle ricorrenti, insomma, no? Lui stesso diceva di avere alcune preferenze, no? Quelle che chiamava, con un termine sicuramente che farebbe sicuramente molto maschilista, farebbe inorridire Me Too, quella che chiamava Nord Slice, la carne del nord, cioè donne sicuramente molto teutoniche, forse molto anche biondazzurre, bianche. Uno dei suoi libri si chiama White Woman, uno dei suoi libri più famosi, e June protestò questo, gli disse: ma scusa Helmi, tu sei ebreo, non puoi dare un titolo donne bianche al tuo libro. Dice: ma non ci sono donne nere nel libro, rispose, e questo fu sufficiente a mantenere il titolo. Sono, sì, donne, che caratteristiche hanno? Variano questi, dalla donna teutonica, fortezza inespugnabile, alla birraia di Monaco, insomma, no? Vedi, questa donna con le trecce sembra che faccia riferimento a una conciatura tradizionale, insomma. In realtà, questa serie Big News ha un'origine non così, non so, femminile o come potrebbe sembrare. Non è un... Newton racconta di essersi ispirato alle fotografie segnalettiche delle donne terroriste della banda Bader-Meinhof, che lui vide, che in un servizio per Stern vide appese al muro di un commissariato di polizia della Digos tedesca, diciamo così. In qualche modo, quindi, queste sono fotografie segnalettiche di esseri pericolosi, di esseri minacciosi. Io continuo a essere convinto, su questo ne abbiamo parlato con Giovanna, che l'uomo che passa per essere il più grande voyeur, il più grande espositore di nudità femminili in fotografiche del Novecento, fosse nonché un tombeur de femme di una certa potenza, fosse in realtà terrorizzato
dall'immagine della donna. Le sue donne fanno paura, forse facevano paura anche a lui. Non sono le donne con cui un uomo normale, insomma, non particolarmente, insomma, che inviterebbe a cena, ecco. Magari forse farebbe tutti i suoi sogni erotici, le sue fantasie più sfrenate su queste immagini, ma non credo che le vorrebbe conoscere davvero nella vita reale. Insomma, mi sono fatto quest'idea. E lo stesso Helmut Newton ha sempre detto che lui non, insomma, intanto aveva un rapporto, direi, professionale con le modelle, forse anche Jung lo controllava molto, non lo so, ma di sicuro non sono, ecco, di sicuro quando fai ritratti agli uomini è diverso. Io ho presente, non posso mostrarvelo perché non c'è nel libro, un ritratto che fece Helmut Berger. Helmut Berger è un attore che può incutere una certa soggezione, no? Ma il ritratto è assolutamente desiderante, posso dire così. Insomma, Helmut Berger è molto bello nel ritratto di Newton e Newton lo trova molto bello. Non gli fa paura. C'è una, non so se sia per solidarietà maschile o per quel tanto di omoerotismo che c'è anche nel maschio più maschilista del mondo, insomma. Però ecco, le donne di Newton sono guardate e sono temute. Non so se questo combaci con qualche possibile riscatto femminista. Lui è sempre stato odiato molto dalle femministe, ma difeso molto da alcune donne, soprattutto da alcune sue modelle. Credo che Giovanna ne sappia qualcosa, no? Dell'apprezzamento che lui ebbe da alcune sue muse e modelle molto famose. Giovanna? Sì, io non so se posso dire che lui temesse o non temesse queste ragazze. È certo che ogni volta che io vedevo le sue fotografie, lui si è messo con June nel 1948 e ha iniziato a fare fotografie di nudo in modo consapevole, intenso, accettato, molto molto dopo, quasi negli anni 80, correggimi Michele, ma fino agli anni 80 lui è stato un eccellente fotografo di moda, un eccellente ritrattista, ma misurarsi intenzionalmente con il nudo comincia quando lui ha quasi... Anche perché, scusa, qualche suo primo tentativo gli fu bloccato da Vogue America, che in realtà era un giornale abbastanza... pudico, insomma, dal punto di vista dell'esposizione del nudo, mentre in Europa anche le stesse edizioni di Vogue Europa, cioè Frog, Brog, come li chiamavano, cioè l'edizione francese o quella britannica, erano leggermente, però i suoi primi nudi, nudi di moda e anche nudi, diciamo così, creativi, non furono pubblicati da Vogue, ma furono pubblicati da una rivista francese, credo che fosse Jardin des Modes, che poteva permettersi qualche audacia in più. Scusa l'interruzione. No, stavo dicendo semplicemente questo, che ho sempre avuto la sensazione che a lui interessasse davvero la fotografia. Era certamente qualcuno che, intanto, pur nella semplicità dell'atto del fotografare, lui era organizzatissimo. Lui aveva questi quadernini sui quali prendeva appunti, scriveva tutto e si preparava con grande anticipo. Poi quando arrivava sul set o su quando doveva fare delle fotografie, aveva già tutto organizzato nella testa. La cosa dell'impermeabile che tu raccontavi prima era oggettivamente una sua mania. Credo che nel libro ci sia un'altra foto fatta in spiaggia dove c'è una modella che si apre il cappotto. C'è un'altra foto ancora dove c'è una signora che si apre la pelliccia. Quindi c'era anche in lui questa voglia di stravolgere un po' i ruoli, di mescolare maschile e femminile. E a noi aveva proposto di visualizzare un racconto che avrebbe dovuto scrivere, far scrivere, eccetera, nel quale poi le fotografie in realtà non le ha fatte lui, ma le ha fatte June. Questa è una cosa molto interessante, che è la storia di un guardone che viene inseguito da una signora. Questo signore continuava a aprire il suo
impermeabile e questa signora alla fine lo smaschera. Era una piccola storia che però l'ha progettata lui, ma l'ha fotografata lei. Ecco, parliamo delle fotografie di moda allora. Perché Helmut Newton non fotografa la moda? Intanto perché gli dà un sacco di soldi, lo fa vivere, lo fa diventare ricco e famoso, insomma. Però io onestamente io penso che a Newton dei vestiti non gliene sia mai importato un granché, non solo perché amava appunto toglierli di dosso alle sue modelle, ma semplicemente perché li trovava noiosi. Ecco, c'è una cosa che si ripete costantemente nelle interviste di Newton. Newton in fondo è una persona senza un profilo intellettuale, non vuole andare a San Francisco perché gli sembrava una città con troppa cultura, ecco, insomma, anche i suoi, diciamo così, i suoi, anche la sua probabilmente conosceva sicuramente l'arte, aveva un gusto, eccetera, ma diciamo che i suoi criteri di giudizio sostanzialmente si orientavano sulla diade noioso divertente. Boring è uno delle è il massimo del giudizio negativo che lui ripete in tutte le sue interviste. Quando una cosa non gli piace è boring, è noioso. E quindi, ecco, diciamo così, io credo che trovasse la moda molto noiosa, ma la fotografia di moda molto entusiasmante, perché gli consentiva gli dava i mezzi, gli strumenti, le modelle, i set, per organizzare dei teatri fantastici, meravigliosi, delle costruzioni narrative, simboliche. Per lui i vestiti non erano altro che uno degli accessori di questo teatrino simbolico. Lui diceva che la boutique di Hermès era il sexy shop più caro del mondo. Gli abiti come un accessorio del desiderio, insomma. Ecco. Tant'è vero che quando arriva a Londra, prima di trasferirsi a Parigi, quando arriva a Londra, ci arriva negli anni che sono fantastici per la moda. Ci arriva negli anni a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, gli anni degli Absolute Beginners della moda di David Bailey, di Brian Duffy, di Terence Donovan. Sta esplodendo il pop, sta esplodendo la cultura giovanile, sta esplodendo la moda, e il blow up della moda, della moda sta avvenendo a Londra in quegli anni, non per nulla il film di Antonioni, insomma. E trovò odiosa Londra. La trovò boring, forse proprio perché lì sarebbe stato soltanto uno del gruppo e avrebbe dovuto fotografare i vestiti. Helmut Newton non ha mai fatto gruppo con nessuno e della fotografia di moda gli interessava la libertà assoluta di invenzione, il vorace appetito di novità che gli consentiva, no? Il dovere costante di stupire o di morire, perché questo insegna la fotografia di moda, l'orrore per la ripetizione, per il già visto, per il boring e in fondo anche questo gioco di belle statuine che è il suo, è la sua cifra, è il suo stile. È un gioco di un gioco di stato, di cera che autorizza qualsiasi cosa perché non prende sul serio niente, perché tanto è solo una moda, perché non c'è nulla di reale, perché è puro divertimento, pura fantasia, pura invenzione. Ecco, la moda è stato il grande alibi dell'immaginario di Newton, secondo me. Io credo di poter aggiungere una cosa, sto verificando in questo istante, scusatemi un attimo, volevo vedere se è vero, è vero, ho verificato in questo istante, lui ha sempre avuto oggettivamente, diciamo anche quando io l'ho conosciuto, lui era certamente già Helmut Newton, quindi poteva permettersi delle bizze che quando era più piccolo magari non si permetteva. Comunque, lui criticava sempre i vestiti che gli venivano mandati da fotografare. Se voi avete tempo e voglia di andare su Google, la prima fotografia che compare, se voi digitate Gianna Nannini e Helmut Newton e cliccate su immagini, compare una fotografia che gli abbiamo fatto fare noi, dove abbiamo mandato a Monte Carlo Gianna Nannini, che è arrivata vestita come si vede, come si veste Gianna Nannini, con i pantaloni di jeans e la camicia di jeans e gli scarponi, e dei vestiti che secondo
la nostra redattrice di moda potevano essere adatti. Lui ha fatto due foto, due Zikommen, se vogliamo, una con la Nannini vestita e l'altra con la Nannini nuda. Non possiamo proiettarvele per mille ragioni, ma se andate su internet è proprio la prima immagine che compare alla voce immagini. Quindi anche in questo caso noi avevamo spedito fior di vestiti con i trasporti, l'assicurazione, il lavoro della gente che aveva chiesto gli abiti a tutti gli stilisti, eccetera. Lui non ne ha usato neanche uno e la Nannini è stata molto spiritosa ad accettare di essere fotografata nuda. Allora, qual era il diciamo, il tableau vivant di Newton quando lui poteva sfogarsi al di là delle commissioni delle case di moda? Era quello che conosciamo tutti, è questo genere qui che adesso vi faccio vedere. Ci sono fotografie che noi diremmo è un Newton senza bisogno neanche di vedere la firma, no? Cioè queste immagini cariche di, ovviamente, di riferimenti feticistici, di accessori, su cui si sono esercitati tantissimi critici, scrittori, secondo me anche con eccessiva voglia di metaforizzazione, di cercare significati ulteriori. In realtà io credo che il teatrino di Nutta sia estremamente semplice, che tutte le cose siano molto immediate. Una sella sulla schiena di una modella è un gioco erotico, punto e basta. Non c'è da fare grandi voli pindarici. È una ogni tanto, come diceva Freud, un sigaro è un sigaro. Non è niente, non rappresenta quello che pensate voi. E diciamo che c'era una certa addirittura spontaneità e trasparenza nell'uso degli accessori sadomaso, fetish, che Newton dispone con generosità in tutte le sue immagini. Che, peraltro, con una certa ironia, perché lui continuava a dire: guardate bene che a me quella roba non serve, io la compro ma mica me la porto a casa, comunque le catene non le stringo mai troppo forte, insomma, e poi diceva: guardate che io non vivo così, ma io sarei morto da un pezzo se dovessi vivere come nelle mie fotografie. Quindi c'è un carico di voluta costruzione di un immaginario che poi magari forse alla fine cercherò di decifrare, di riassumere, ma ecco, questo è, io credo, la cifra di Newton, il gioco molto semplice di immagini facilmente decifrabili, per quello che sono. Non so, dico male, Giovanna? No, credo che tu dica benissimo. Diciamo che la sua genialità, c'era una fotografia che hai fatto passare prima, che lui aveva fatto per Amica, dove lui ha fotografato il busto della modella pieno di capelli, non era una cosa prevista, era la sua capacità di leggere quello che aveva davanti e tirar fuori questa è una foto vera, è la modella che si sta facendo tagliare i capelli, non l'ha inventata a casa e non l'ha scritta nel taccuino, è venuta. Ma qui c'è sempre l'ironia dell'ambiguità, no? Questo seno prosperoso della modella diventa un petto villoso improvvisamente, no? C'è un'ambiguità, una androgina su cui lui gioca, su cui lui si diverte molto. Io trovo che, adesso dico una cosa che non c'entra niente, ma è una cosa che a me, quando ho letto l'autobiografia, mi ha fatto molta impressione. Quando lui parla di Iva, della sua maestra, diciamo, che è questa fotografa di ritratto, di moda, di teatro, che aveva uno studio molto importante a Berlino negli anni 30, lui lavora con lei per 2 anni, confessa di essere stato innamorato di lei per 2 anni, dai 16 ai 18 anni, quindi giovanissimo. Lei nel 38 il suo studio è costretta a chiuderlo e più avanti, credo nel 40, lei e il marito vengono deportati nel campo di concentramento
vengono uccisi prima ancora di entrare nel campo di concentramento. E nella sua biografia lui dice soltanto che suo marito era un somaro, che lui non stimava per niente, che lui l'ha amata per 2 anni, ha imparato tutto da lei, punto. Cioè, sì, molta impressione. Su questo magari torniamo alla fine, su questo rapporto con la sua storia e con la storia è molto importante, secondo me fa parte di... era una cosa che vorrei dire verso la fine, riassuntiva. Vorrei prima passare un attimo, abbastanza velocemente... A un certo momento lui, per strano che possa sembrare, comincia a trovare boring, cioè noiosa, anche la moda e persino i suoi teatrini. E comincia, insomma, in realtà nell'ultima parte della sua vita gli piaceva molto più fare dei ritratti. E anche se poi naturalmente erano ritratti di Newton. Per esempio questo che io voglio che tu commenti, perché tu hai una parte in questo ritratto, credo, vero Giovanna? Credo che c'è qualcosa di tuo. Ho letto delle cose diverse. Questa è un'attrice, appunto, come c'è scritto qui, che si chiama Jo Ciampa. E lui nella sua autobiografia non si ricorda neanche come si chiamava questa ragazza. Era una ragazza italiana che era andata a lavorare negli Stati Uniti, amica del nostro corrispondente a New York, che si chiama Tony Verga, che è ancora a New York, e quindi abbiamo combinato che venisse fotografata Jo Ciampa. Lui prima le fa delle foto con delle Polaroid, poi insomma. E questa non è una pistola, ma è un accendino, se non mi ricordo male, adesso dovrei rileggerlo. E quanto lui è preciso, se voi avete notato, quando fa i nudi, quando fa le foto di moda, eccetera, quando fa i ritratti, si permette una sporcizia, una mancanza di precisione che trasforma questa immagine che la rende più vera. Non so, io trovo i ritratti di Newton assolutamente straordinari. C'è il ritratto di Ava Gardner, che per me è uno dei ritratti più belli che siano stati fatti ad Ava Gardner. E lì si vede la mano di un grandissimo fotografo, forse più ancora che nelle fotografie di moda, perché nelle fotografie di moda la tecnica è talmente impeccabile che oggi, a distanza di molti anni, io non devo parlare di estetica, scusami Michele. No, vai, vai. Tu devi parlare di quello che credi. Di quello che... No, mentre invece nei ritratti trovo che venga fuori il vero Newton, venga fuori, non lo so, venga fuori, guarda questa roba, è bellissimo. C'è la perversione, c'è tutto. C'è la messa in scena di tutte le sue... peggiori, eppure la è formidabile. Vediamone qualcun altro di ritratti famosi, vediamo un po'. Quel signore cicciotto con la modella in braccio era sua agente. Questo di Catherine Deneuve e Paloma Picasso. Paloma Picasso, lui racconta tutta la storia del monocolo che ce l'aveva suo papà, che lui lo trovava erotico e continuava ad andare in giro con questo monocolo in tasca sperando di trovare la donna che avrebbe accettato di farsi fotografare col monocolo. Ma parliamoci chiaro, non è una gran perversione mettere un monocolo a una signora. No, cioè... può avere un senso e forse anche questo possiamo arrivarci dopo. Vediamo un attimo, ho ancora segnato un ritratto da vedere. Ah beh, questo è molto... Questa è Anastasia. Credo che sia significativo il fatto che nella sua collezione di ritagli non ci sia Lady Diana, ma ci sia Camilla Parker. Eh sì. Cioè, e comunque anche nella scelta dei suoi soggetti. Lui ha spesso detto che è più facile fotografare le persone antipatiche che quelle simpatiche. In realtà poi ha amato molto molte delle attrici che ha ritratto e alcune l'hanno amata molto. Charlotte Rampling sicuramente l'ha amato e stimato molto, ecco. Però insomma c'è questa cosa per cui ha fatto anche molti ritratti a uomini di potere anche piuttosto imbarazzanti, ha fatto un ritratto a Le Pen, no? E non credo che sia stato per giudizio politico, ma magari per una specie di piacere, no? Per il brivido dell'incontro col potere incarnato, perché naturalmente non gli sfuggiva che anche il potere ha un suo versante libidinoso, e quindi cercava, io credo, anche queste pulsioni erotiche sul volto degli uomini di potere, e quindi in questo caso
diciamo così, peggio li trovava, meglio era. Sì, però Non lo so, dimmi. è una cosa ambigua. Le Pen lo fotografa, se non mi ricordo male, con due cagnoni un po'. È un ritratto assolutamente non lusinghiero, anzi decisamente, forse lui non lo capì, forse Le Pen non lo capì. E anche il ritratto che lui fa a Leni Riefenstahl, se vuoi. Siamo sempre su un No, crinale ambiguo. eccolo con Re Leni Riefenstahl. È curioso, no? Che il ragazzo fuggito un mese dopo alla notte dei cristalli, la cui insegnante morì ad Auschwitz, si tenga per le mani con la musa del Terzo Reich. C'è anche qui una relazione che io direi che ha qualche elemento di attrazione, repulsione, di sfida per il proibito, per l'orrido fascinante, ecco, non lo so, c'è un'ambiguità. È un tassello vergognoso alla sua immagine costruita di cattivo ragazzo. Credo che lo facesse con grande consapevolezza. Di fatto, io non so se lo dici tu nel tuo libro, lo dice lui nell'autobiografia, va a trovare Fidel Castro insieme. Insomma, cioè, è come se volesse in qualche misura perennemente Pathé Le Bourgeois. Sì. Cioè, più con delle forme esteriori che con delle forme interiori. Cioè, più in questa foto, io credo che lei che anno è? Lei aveva 90 anni, credo, in questa foto. Sì, insomma, agli 80 Ovviamente. e 90, Del 2000, sì. del 2000, è una foto del 2000, quindi. Sì. E quindi è tutto un. Non so, io continuo a viverlo anche guardando le foto, ascoltando quello che dici tu, come una sorta di dualismo parallelo, cioè l'immagine del signor Helmut, e lui mantiene Helmut e non cambia il nome di battesimo, cambia il cognome, Neustädter, che va Anche tranquillo. se pure nello pseudonimo c'è un'ambiguità fra le sue radici e la sua nuova identità. Certo. E per contro l'immagine che lui vuole costruire di sé, come se in qualche modo gli desse fastidio di essere una persona normale e preferisse essere temuto, insultato, disprezzato, amato proprio come cattivo ragazzo. Sicuramente insultato lo è stato molto, secondo me anche con buone ragioni, da parte del mondo femminile, femminista, della critica non solo militante, insomma, che ha trovato ovviamente imbarazzanti delle fotografie che volevano esserlo, assolutamente. Ma c'è da chiedersi perché, che cosa? C'è un sistema Newton, cioè lui al di là della facile spiegazione che non spiega niente, era un provocatore. Sì, sicuramente era un provocatore, ma provocava per che cosa? Che cosa ne avevi in cambio? Non è, la provocazione per la provocazione non è mai una buona spiegazione. C'è Certo. sempre qualche cosa dietro, perché che cosa lo portava a fare questo tipo di fotografie? Queste scenette di un immaginario piuttosto, come dicevo io, terribilmente trasparente, cioè non c'è molto da chiedersi su cosa sta succedendo in queste, lo sappiamo, sappiamo a quali immaginari appartengono, ma appunto lui ha sempre detto: io sono un voyeur, e un maschio che dice di non essere un voyeur è un idiota. E pare che avesse sul balcone della sua casa di Monte Carlo, non so se tu l'hai visto, un telescopio che non puntava verso le stelle, ma verso le finestre degli altri palazzi, insomma, dei palazzi vicini. E lui ha sempre detto: adoro la volgarità, sono attratto dal cattivo gusto. È questa la spiegazione. E io non lo so. Lui si è sempre poi difeso dalle accuse. Io dice: io non ho fatto male a nessuno, non ho costretto nessuno, non c'è mai violenza nelle mie immagini. Certo, sì, sono affascinato dalla prostituzione. Una delle idee che mi eccitano di più è la concezione della donna come merce. Lo diceva. Quindi non è c'era bisogno di accusarlo di pensarlo, lo ammetteva. Chi ci capisce qualche cosa? Lui ha sempre detto: non cercate messaggi nelle mie fotografie perché non hanno bisogno di spiegazioni.
Forse è vero, tutto è molto alla superficie, basta guardare le ambientazioni. Dove sono ambientati questi teatrini erotici? Beh, è negli scaloni dei grandi alberghi, le stanze dei suoi alberghi hanno le lenzuola di seta, letti sfatti. Uno dei suoi libri si chiama Sleepless Nights, Notti Insonni. C'è la selleria di cuoio da bordello fetish, ci sono le carrozzerie lucenti delle automobili di lusso, gli interni barocchi, pieni di cornici dorate. Voglio dire, tutto questo Newton in realtà non l'ha dovuto creare come un robivecchi. Lui gli è bastato ripescarlo, ricordarlo, perché lui è nato in ambienti di questo genere e ha passato la sua infanzia, come l'infanzia di molti ragazzini della sua epoca, non solo a sbirciare nei giornaletti che suo fratello nascondeva nell'ultimo cassetto sopra l'armadio, a guardare le cartoline pornografiche, a cercare di intuire qualcosa sotto la vestaglia della sua balia, della sua, come si chiama, della sua babysitter. Insomma, in realtà gli è bastato ripescare quell'immagine diciamo così, di apprendistato sessuale del ragazzo benestante europeo occidentale e metterlo in bella coppia, insomma. Semmai io credo che la sua grande intuizione sia stata un'altra, e sia stata quella che fosse giunto il momento di tradurre di nuovo in figure di carne quel desiderio cocente ma represso che l'ipocrisia della morale altoborghese aveva nascosto e magari aveva trasferito e sublimato nei suoi oggetti di lusso, in quello che anche Walter Benjamin all'epoca chiamava il sex appeal dell'inorganico, insomma, tutti i feticci, no? Tutte le dorature, tutte le lenzuola di seta, tutti quei parafernalia lì non sono altro che metonimie del desiderio sessuale. Vediamo un po' se ho qualche cosa per farvelo vedere, ma insomma, questo tipo di ambientazioni. Insomma. Ecco, io credo che lui sia stato semplicemente questo. Newton ha tradotto in figure concrete l'inconscio erotico di una classe che era ossessionata dal sesso, ma insieme era imbarazzata al pensiero del sesso, e l'ha semplicemente autorizzata a non vergognarsene più, anzi a vantarsene, anzi a farne un segno di distinzione e poi anche una merce da vendere, come sempre succede, alle classi inferiori. Ecco. Io penso che di poter dire questo, non so, forse è un po' azzardato, ma io credo che negli stessi anni in cui i fricchettoni liberavano la sessualità degli adolescenti e le femministe liberavano la sessualità delle donne, e Newton ha lavorato alla liberazione sessuale dei ceti dominanti, e alla pansessualizzazione della società dei consumi superiori, che naturalmente cadeva a cascata in forme banalizzate da supermercato anche addosso alle classi inferiori come modello da vendere, no? Da vendere come sfondale per le automobili di lusso, che poi in realtà ti vendono le utilitarie come profumi raffinati, in realtà ti vendo quelli dozzinali. Ecco, Newton è stato per quel desiderio lì una specie di remida che ca era capace di erotizzare qualsiasi cosa, anche un garage o una cucina dove spesso sono ambientate le sue scenette. Newton è stato il Wilhelm Reich della classe dominante degli anni 80-90, quella che qualcuno definì l'età dell'edonismo reganiano, insomma. E del resto lui lo riconosceva. Dice, cito fra virgolette, il mio lavoro è il prodotto di una cultura cosmopolita, occidentale, interamente capitalista. È il mondo in cui sono nato e che continuo a frequentare ed è l'unico mondo che io capisca. Quindi, in qualche modo,
Le sue immagini sono state le risposte delle elite alla liberazione sessuale di massa. Hanno preparato, fra l'altro, la riscossa, dopo quella liberazione, di un immaginario che in realtà confermava e non liberava gli stereotipi e di genere e i rapporti fra i generi. Credo e chiudo che lo abbia capito benissimo quell'uomo che io trovo insopportabile, ma sicuramente molto acuto, che era Karl Lagerfeld, che disse che in realtà nessuno di loro avrebbe voluto farsi fotografare da Helmut Newton, perché sapeva benissimo quali rischi si corrono. Però disse anche un'altra cosa molto importante, cioè che le donne di Newton sono astrazioni pericolose perché contaminano in modo insidioso l'immaginario dei suoi detrattori. Le fotografie di Newton sono state armi, che lui lo sapesse o no, che lui lo calcolasse o no, probabilmente non lo sapeva, non lo pensava, era un uomo senza teorie, ma sono state armi di una grande battaglia sull'immaginario sessuale fra liberazione e restaurazione sessuale alla fine del Novecento. Bene, grazie Michele, grazie Giovanna. Adesso abbiamo alcune domande da parte del pubblico. Per staccare un po' anche da queste intense conclusioni che ci ha lanciato Michele, vi leggo alcune domande così, proprio un paio di domande molto tecniche. Prima domanda, ma esce in edicola o in libreria la collana? Esce in edicola, solo in edicola, una volta al mese. Gli arretrati si possono richiedere in modo che mi sembra un po' rocambolesco, visto le testimonianze che mi dicono. Quindi il mio consiglio è che se qualcuno è interessato vada nei primi giorni del mese in edicola e cerchi i volumi, oppure abbia un edicolante amico molto bravo che glieli procura. Benissimo, subito domanda successiva. I Visionari prevede al momento 12 volumi. Qualora, come si spera, la collana avesse successo, è ipotizzabile una sua estensione con ulteriori autori? Dipende dall'editore, ma io spero vivamente di sì. Bene. Comunque la collana sta avendo un successo incoraggiante, quindi è una delle possibilità. Sì, è talmente incoraggiante che se cercate purtroppo un numero arretrato è quasi impossibile trovarlo, ahimè, purtroppo. Poi adesso invece entriamo in una domanda un po' più, diciamo, sul pezzo della serata. Questa domanda l'ha fatta Nicola Crisci e dice: io credo ci sia una profonda diversità iconica tra Zsigmond e Big Newt. Vi ricordate le due serie di fotografie? Magari ecco, possiamo andarle a rivedere mentre leggiamo il resto della domanda. Questi sono Zsigmond e questi sono i Big Newt. E questi sono i Big Newt. Nella prima non ci sono ombre, parla di Zsigmond. Se guardate, in effetti è vero, lo sfondo è perfettamente bianco, la luce, le ombre ci sono, ma sono proprio esclusivamente sul pavimento. Nella seconda ci sono e sono estremamente importanti. Pertanto io credo che questo renda le prime atemporali e di un mondo parallelo, aliene. Le seconde invece ben più immerse nella nostra realtà, anche temporale, e perciò ben più immanenti e pericolose. Fine della domanda. E però vedo che si dava già anche una risposta. Sì, sono d'accordo. Diciamo che possiamo condividere questa analisi in buon accordo, anche se devo dire personalmente che trovare immerse nella mia realtà un paio di signorine così proprio non riesco a immaginarlo, ecco. Sono un po' distante da quello che è stato tutto il mio vissuto. Comunque, questa è una notazione molto personale. No, ma credo che volesse dire, Nicola, che queste che
c'è una maggiore materialità in queste, cioè, se condividiamo lo spazio di queste figure, mentre le altre sembrano più dipinte, insomma, più rimanere sulla superficie dell'immagine. Che è vero, insomma, che le ombre danno una certa profondità alla cosa, insomma. Ho ricordato prima che la genesi di queste fotografie era la fotografia segnaletica, no? Quindi anche questa nettezza, questo fondale, queste ombre stagliate, questa luce tagliente che viene da destra, molto netta, fa parte anche di una certa, così, di certa estetica che lui voleva un pochino. L'estetica del controllo, l'estetica un po' della poliziesca quasi. Inquietante. Passiamo a un'altra domanda, che però mi sembra che confermi un po' anche quello che abbiamo detto questa sera. La domanda è di Giancarlo Lorenzini. Ho visto un documentario su di lui e sentendolo parlare a me è sembrato molto più tranquillo e professionale di come lo si vuol dipingere. Avrebbe forse voluto fare un prodotto che era richiesto ed altri non facevano? Domanda. No, io non credo affatto. Io credo che sia giusto che quello che dice la persona che scrive è vero. Lui di persona era assolutamente tranquillo. Magari voleva andare a mangiare nel ristorante di lusso, ma poi prendeva un brodino. Era continuamente così, come dire, dicotomico, no? Aveva sempre comunque l'immagine di una persona per bene e l'immagine di uno che voleva spaventare i borghesi o stupire i borghesi. E credo che in tutto il suo lavoro ci sia stata un po' questa. È vero, lui perseguiva dei sogni che potevano essere, che erano certamente suoi, che però erano condivisi. Quello che ha raccontato Michele è assolutamente vero. E c'è anche un'altra cosa che secondo me conferma la pruriginosità non praticata, perché lui nei fatti credo che sia stato sempre fedelissimo a sua moglie, però intellettualmente era un gran sporcaccione. Nella sua biografia, Michele, tu l'hai letta recentemente? Sì, l'ho riletta per scrivere questo libro. Il racconto che lui fa del suo arrivo, diciottenne a Singapore, è una serie di porconate che lui ha fatto da quando si è imbarcato sulla nave a Trieste, a quando è arrivato a Singapore, a quando si è fidanzato con una signora che aveva 18 anni più di lui, con la quale ha passato tutto il periodo prima di partire, prima dell'inizio della guerra. Da lì in poi non se ne parla più. Cioè, i suoi personali racconti erotici sono praticamente inesistenti. Cioè, il suo immaginario è un immaginario fotografico, non è un immaginario di pratica, non so come dire. Era questa la cosa che io trovavo molto divertente in Newton. Un'altra domanda, questa di Giuseppe Mettifuoco. Un dubbio. Fotografia erotica per guadagno o ironia di denuncia verso l'ipocrisia? Pardon, scusate, fotografia erotica per guadagno o ironia di denuncia verso l'ipocrisia maschile? Io credo che di denunce ce ne sia abbastanza poca nella fotografia di Newton, così pure di teorie sul mondo, e persino sull'erotismo. Così pure ritengo che sarebbe banale dire che faceva le fotografie per diventare ricco e famoso, perché lo è diventato sicuramente, ma non tutti quelli che vogliono diventare ricchi e famosi sanno fotografare. Quindi hanno delle idee. Io credo che sia stato un grande istintivo, che abbia capito qualcosa. Alcune delle cose, credo di ho cercato di spiegarle. Sicuramente lui non l'avrebbe spiegate così, sicuramente probabilmente non sarebbe nemmeno stato d'accordo. Lui è sicuramente stato uno dei fotografi più psicanalizzati del Novecento, perché di fronte alle sue fotografie, naturalmente, con
qualunque psicanalista va a nozze, insomma, cerca. E sicuramente è stato anche indagato, è stato indagato, ecco, forse un pochino meno, il grande rimosso della sua vita. Cioè, Newton resta pur sempre quel ragazzo che è scappato un mese dopo la notte dei cristalli, che ha lasciato un paese dove le persone che conosceva sono finite nei campi di sterminio. Curiosamente è tornato in quel paese, ha lasciato la sua eredità a quel paese. Naturalmente non era più la Germania nazista, era una Germania democratica, ma è curioso che abbia voluto lasciare e ha scelto un edificio in stile prussiano dalle cui finestre si vede la stazione da cui lui partì 18enne, fuggendo probabilmente un destino sarebbe stato spietato anche per lui. Ecco, io credo che se proprio vogliamo psicanalizzare un punto, bisognerebbe farsi le domande che io non sono in grado di farmi sul suo rapporto di rimozione, rivalsa, rivalsa spudorata contro quel suo passato, contro quella minaccia, contro gli stessi miti di cui si nutriva la Germania, di quell'epoca, insomma. Ribaltandoglieli, buttandoglieli in faccia, estremizzandoli, non lo so, credo, ecco, che anche questo lui non l'abbia mai pensato, ma credo se proprio qualcuno vuole addentrarsi nei meandri della mente di Newton, credo che dovrebbe fare questo. Mi riallaccio un attimo a quello che hai appena detto, Michele, cioè credo che per chi ama Newton valga anche la pena di recarsi appunto alla fondazione a Berlino. È vero, entrare lì dentro è come entrare, cioè è come entrare in qualche modo nel mondo di Newton, un palazzo incredibile, tra parentesi all'interno c'è anche la ricostruzione del suo studio, è una cosa interessante. Un'ultima domanda, una domanda che va oltre quello che abbiamo detto questa sera, ma è una curiosità che devo ammettere, ho anch'io. Alice Springs come fotografa rispetto a Newton? E un po' in secondo piano anche nell'ambito generale della fotografia. Domanda di Domanda. Domenico Giannantoni. Io trovo che lei ha fatto un libro di ritratti assolutamente formidabili. È più sobria di Newton da un punto di vista proprio della concezione dell'immagine, ma a me piace molto il modo di lavorare di Alice Springs. Credo che lei comunque abbia dedicato molto più tempo a lui che non a se stessa. E quindi e questo si capisce abbastanza perché ha fatto pochissimo lei rispetto a quello che avrebbe potuto fare. Io aggiungo una cosa, io non ho visto il museo, la sede della Fondazione a Berlino. Però ho visto una mostra curata da June, che era quella itinerante, che io l'ho vista a Genova, a Palazzo Ducale. E devo dire che se noi guardiamo tutto il lavoro di Newton, così come l'ha strutturato lui, da Sleepless Night a White Women, insomma, tutti i libri dove lui ha messo a fuoco le sue perversioni, la perversione che viene fuori è quasi un sogno di perversione. Correggimi, Michele, seguimi perché mi sta venendo in mente in questo istante. Mentre invece la mostra curata da Newton è molto più esplicita perché l'organizzazione, proprio la narrazione sequenziale, diventa molto più aggressiva ed esplicita di quanto non lo sia mai nei libri dei quali si era occupato lui. Questo secondo me qualcosa Sono significa. molto d'accordo, mi fai venire in mente. Io la mostra che dici tu la vidi qua, a Parigi al Centre National de la Photographie.
al Jeu de Pomme. E mi impressionò un fatto che erano i primi giorni d'apertura, quindi era ancora frequentato dal jet set, dal bel mondo, erano i primi giorni, quindi ci andava un sacco di persone famose, si vedeva, o persone che volevano essere famose. E la cosa che mi colpì è che io trovai molta più volgarità tra i visitatori che sulle fotografie, nel senso che i visitatori cercavano di essere all'altezza delle immagini e non potendo esserlo ne diventavano la caricatura, la brutta copia. Non sapevano appunto che Newton non è mai stato come lui personalmente un imitatore. Invece queste valchirie con i tacchi alti, tutti questi modelli alla Rodolfo Valentino de Modè che circolavano nelle sale, mi davano proprio un'idea di come se le fotografie avessero detto, io avessero trasformato l'immaginario di una generazione, di una classe sociale, insomma, cioè, imbruttendolo, insomma. Cioè, non erano le fotografie volgari, era l'effetto che fanno sulla società che era diventato improvvisamente volgare ai miei occhi, secondo me, in quel momento. Abbiamo ancora una domanda, sempre su Jun, di Simone Muzzi, poi ne è venuta fuori ancora un'altra. Dice, visto che Jun è ancora viva, se non sbaglio, vi siete confrontati con lei per questa pubblicazione? No. No, questa è una no. Onestamente no, non ne ho sentito il bisogno, ho preferito studiare le immagini e studiare molto di quello che si è detto sulle immagini e risalire alle parole che sono tante, alle interviste, ai film dell'autore. Un'ulteriore domanda. Nell'allucinazione della realtà costruita attorno alla sua fotografia, dove inizia e dove finisce l'influenza di Jun nella sua fotografia? Diventa lui un mero esecutore di una visione altrui oppure di una visione condivisa? Beh, Giovanna, questo un po' l'hai già detto, forse puoi approfondire. Forse è certamente condivisa, cioè non era mica un gioppino Newton, faceva quello che diceva la moglie, condividevano probabilmente, però questa è una cosa che nessuno gli ha mai domandato, né a lui né a lei. È certo che nella quotidianità lei era molto vicina, cioè la foto della quale ha parlato a lungo Michele, secondo me è davvero una realtà vera, cioè quello è davvero un fotogramma della loro vita, lui che mette in scena dei sogni suoi e altrui e lei che li controlla. Forse sono anche sogni di lei, non lo so, ma qui andiamo avanti con la psicanalisi che non ci fermiamo più. Vengono fuori altre domande. Anche nell'autoritratto Newton e Newton, mi piacerebbe sentire il parere di Giovanna e Michele in merito. Mario Beltrambini. Tu pensa soltanto all'autoritratto che lui si fa fare da Jun con in testa il cappello e le scarpe coi tacchi. Cioè è tutto un gioco. Cioè la cosa che devo dire... Io mi scuso, ma lo dico pubblicamente. Come quando sento la musica di Mozart, non mi chiedo se lui era il buffoncello che ci hanno raccontato al cinema, o cioè sento questa musica che ti strappa il cuore 300 anni dopo e guardo le fotografie di Newton, non tutte, ma moltissime, e ci vedo un grandissimo autore. Ci vedo uno capace di mettere in scena realtà, perversioni, sogni, invenzioni, con una fotografia semplice, diretta, senza esercizi. Diciamo, in qualche misura, la sparo grossissima, è il Walker Evans della presunta pornografia, non so come dire, cioè è proprio il tentativo di mettere in scena la perversione, e nel momento in cui tu la metti in scena
non è più perversione, non so come dire, è un po' quello che diceva Michele prima, che spesso un sigaro è soltanto un sigaro. Non ho risposto. L'ultima domanda, la leggo tutta, anche se dei visionari apprezzo la formula già citata da Michele Smargiassi, prima parte, introduzione, seconda parte, scelta di foto e commento da parte di autori vari. Se la serie avesse un seguito, avrei interesse a scoprire più punti di vista di donne fotografe. Se possibile, grazie, Stefania Cuccarollo. Ci sarà Vivian Maier, Tina Modotti, ci sarà Margaret Burkwhite. Ne abbiamo diverse. Naturalmente stiamo parlando di una collana che si occupa di classici, quindi abbiamo dovuto trovare, pescare fra i grandi autori e le grandi autrici di fotografia del Novecento. Ne abbiamo trovato. Bene, con questa domanda io direi di chiudere. Naturalmente, come al solito, un ringraziamento a Giovanni e a Michele che sono riusciti a intrattenerci per questa ora e più, veramente in modo piacevole, e soprattutto sono riusciti, almeno questo è quello che penso, ad aprirci delle finestre su questo personaggio così controverso e problematico. Io penso che con questo appunto possiamo chiudere. Ci sarà un prossimo appuntamento la prossima settimana, sempre sulla serie degli incontri con la FIA, però in questo caso non con i grandi autori, e mentre invece appunto l'ultimo, l'incontro che sarà l'ultimo che avremo sempre su questa serie, sarà quello con Giovanni Gastel, poi verso la fine di febbraio. Con questo passerei ancora la parola al presidente Rossi, e grazie ancora a tutti. Buonasera. Grazie a voi. Grazie. Grazie Claudio, ti contraddico solo un pochino per dirti che è l'ultimo degli incontri previsti, quello con i grandi autori, quello di Giovanni Gastel, ma nei tre incontri che stiamo realizzando inserremo ancora altri grandi autori. Grazie a tutti voi di averci seguito, ringrazio di nuovo anche tutti quelli che ci seguiranno tramite il canale YouTube, che comunque è una forma molto importante per conoscere i contenuti che riusciamo a produrre grazie all'aiuto di tanti amici e collaboratori. Chiaramente un grazie di cuore di nuovo a Giovanna Calvenzi e Michele Smargiassi, che ci hanno permesso di conoscere più a fondo l'opera di un grandissimo della fotografia italiana, ma soprattutto l'uomo che è molto ignuto. Un piccolo appello finale a tutti quelli che ancora sono con noi, siamo ancora a 368, abbiamo toccato i 500 durante la serata con qualcuno che purtroppo non è riuscito a entrare, ma questo diciamo è il gioco di questo tipo di attività. Noi siamo, insomma, la federazione avrebbe piacere che tanti di voi che seguono i nostri webinar, ma che seguono anche le nostre attività, possa darci una mano e venire insieme a noi a far parte della nostra federazione. Siamo un gruppo molto grande di appassionati di fotografia, la FIAF oggi conta più di 5.000 soci, 500 circoli affiliati, quindi una grandissima comunità di fotografi, e aspettiamo tutti quelli che hanno voglia di approfondire, di affrontare insieme ad altri amici questa grande passione per la fotografia insieme a noi, e quindi mi auguro di vedere molti di voi che ci seguite in queste serate
insieme a noi e iscriversi alla FIAF. Grazie a tutti, buona serata, alla prossima, venerdì prossimo con Umberto Bertoliva. La settimana successiva ci sarà la terza serata dedicata ai 5 finalisti di Portfolio Italia e poi quella che ha detto Claudio con Gastel la settimana successiva ancora. Buonanotte a tutti e alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi.